Fu durante la guerra italo-turca per il possesso della Libia, scoppiata nel 1911, che il giovane Mario De Bernardi, arruolatosi volontario all'età di 18 anni, ebbe occasione di vedere per la prima volta quelle macchine volanti impiegate per l'osservazione dall'alto e per il bombardamento delle postazioni nemiche. Ne rimase affascinato e, rientrato in patria, chiese di diventare pilota. Conseguì il brevetto civile volando sul Blériot. Alla scuola allievi piloti della Malpensa ottenne poi il brevetto militare e infine compì il passaggio sul caccia Newport Bebè. Intanto era scoppiata la guerra mondiale. L'aeroplano avrebbe affrontato la sua prima vera prova del fuoco, svolgendovi un ruolo importante per la vittoria finale. Mario venne destinato alla 75esima squadriglia caccia per la difesa aerea di Verona contro le incursioni dell'aviazione austriaca. Ma anche in tempo di guerra la nuova arma rimase espressione di romantica cavalleria, tanto che il nemico abbattuto veniva condotto al comando in automobile scoperta. Nel 17 il tenente De Bernardi venne inviato presso la ditta di costruzioni aeronautiche Pomilio a Torino come collaudatore militare. Proprio con un biplano della Pomilio compì la sua prima impresa da copertina, il collegamento postale tra Torino e Roma per via aerea. E subito dopo, con un ansaldo balilla, stabilì il record mondiale di altezza, raggiungendo 7.250 metri senza ossigeno. Il personale della Pomilio aveva per lui una profonda ammirazione e volle manifestargliela quando egli lasciò la ditta per tornare a volare con i suoi colleghi. Fu assegnato alla celebre 91esima squadriglia, comandata da Francesco Baracca. La vittoria segnò la fine di un lungo capitolo di sofferenze e diede l'avvio ad un periodo intenso e fortunato per De Bernardi, sebbene aperto da una brutta esperienza. Nel febbraio del 19, durante una manifestazione aerea a Roma, ebbe un pauroso incidente. Ne uscì senza un graffio e parve incredibile. Due mesi dopo sposò Maria Vittoria Falorsi, che gli resterà al fianco per tutta la vita, premurosa e discreta. Nell'aprile del 1921 De Bernardi venne assegnato al campo sperimentale di Montecelio nei pressi di Roma. Per un uomo del suo ingegno non poteva esserci destinazione migliore. E infatti, con vari intervalli, vi rimase per molti anni. Qui Mario sperimentò un sistema di appontaggio per aeroplani basato su un congegno frenante ideato da lui stesso, costituito da un cavo d'acciaio teso attraverso la pista e da un gancio collocato sotto la fusoliera dell'aeroplano. Le prove compiute personalmente da De Bernardi con un biplano SVA dimostrarono l'efficacia del sistema. Mentre era comandante di Montecelio, gli giunse la promozione a capitano e dopo meno di un anno arrivò anche quella di maggiore, avvenuta, come recitava la formula, a scelta eccezionale. Il trofeo Schneider aprì nel 1926 un capitolo speciale nella vita di De Bernardi e, almeno nella prima parte, molto felice. Alla fine di ottobre la squadra italiana partì per gli Stati Uniti. La comandava Mario De Bernardi ed era composta dal capitano Arturo Ferrarin, dal tenente di vascello Vittorio Centurione, dal tenente Adriano Bacula e dal capitano Guascone Guasconi come riserva. La competizione ebbe luogo a Norfolk, in Virginia. Mario scese in acqua con il numero 5. Condusse la gara con perizia e intelligenza e vinse. We'll be right back.
Pochi giorni dopo, sempre a Norfolk, strappò agli americani anche il primato di velocità per idrovolanti. Fu il trionfo. Si aprirono persino le porte della Casa Bianca per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge. Il sogno di aggiudicare all'Italia la Coppa Schneider si infranse però l'anno dopo a Venezia, dove ebbe luogo la successiva edizione del trofeo. Questa volta il velivolo era l'M52, derivato dall'M39. Si trattava di una macchina ancora più spinta. Mario, tuttavia, non era riuscito a farvi apportare alcune modifiche che riteneva necessarie per migliorarne le prestazioni. La preparazione alla gara non avvenne nello stesso spirito e con la serenità dell'anno precedente. Insieme con De Bernardi partecipò di nuovo Arturo Ferrarin. Il team era completato dal capitano Federico Guazzetti. Per volere delle autorità aeronautiche, il comando della squadra fu assegnato ad un altro ufficiale. Scelte e decisioni che furono fatali per l'esito della competizione. Il successo annunciato non si verificò. Nessuno dei tre piloti italiani riuscì a portare a termine la gara. La vittoria andò agli inglesi, ma poco dopo, sempre a Venezia, con il velivolo modificato secondo i suoi suggerimenti, Mario riscattò quella sconfitta migliorando il suo stesso record mondiale di velocità. Volò oltre i 500 km l'ora, una velocità sbalorditiva per l'epoca e una conquista personale per lo stesso pilota, che raggiunse fama e prestigio enormi. De Bernardi era alla continua ricerca di miglioramenti tecnici sugli aeroplani. Uno dei maggiori risultati lo ottenne con il Caproni K97, sul quale attuò un progetto che aveva studiato per quasi 2 anni. L'intento era di riunire sul volantino di guida il comando degli alettoni e quello del timone di direzione, eliminando così l'uso della pedaliera. In questo modo si alleggeriva il lavoro del pilota durante la navigazione. Per mettere a punto il dispositivo si rivolse all'amico Leandro Cerini, ingegnoso inventore anche lui. Serviva un meccanismo di richiamo dei comandi riuniti in modo che durante la navigazione fosse possibile abbandonare il controllo con la certezza che essi sarebbero automaticamente rimasti al centro, mantenendo l'aereo nella posizione corretta. Era la strada verso il pilota automatico. De Bernardi dimostra ora come il velivolo mantenga inalterato l'assetto di volo, anche disturbando i comandi con dei colpetti al volantino. All'epoca, il comandante De Bernardi non aveva ancora 40 anni. Sull'onda dell'enorme successo e della grande fama raggiunta, partecipò a numerose manifestazioni aviatorie e gare di acrobazia, continuando a svolgere la propria opera presso la società Caproni, della quale era divenuto da qualche anno consulente e collaudatore, dopo che nel 28 aveva lasciato l'aeronautica con il grado di tenente colonnello. Si era rivolto a lui anche il cinema e aveva girato alcune scene di volo acrobatico per un paio di film. Nei primi anni 30 De Bernardi svolse una vasta attività dimostrativa per la società Caproni. Nel 33 volò da Milano a Mosca senza scalo a bordo del K-111 e l'anno dopo fu in Cina con il K-113, velivolo prediletto per le eccellenti doti acrobatiche e che già tanta soddisfazione gli aveva dato nelle gare di acrobazia aerea di Cleveland nel 31, dove pubblico e giuria erano rimasti estasiati dai suoi voli e avevano fatto di lui una leggenda vivente. Il 1941 registra per la storia del volo in Italia la nascita del primo aeroplano a reazione, realizzato dalla società Caproni su progetto dell'ingegner Secondo Campini.
Il comandante De Bernardi accettò, da par suo, la grave responsabilità e i rischi di compiere il collaudo in volo di quell'incredibile macchina tutta in metallo, dalle linee pulite e dalla forma affusolata, ma senza elica, e per di più con il fuoco, terribile nemico dell'aviatore, al suo interno. Un aeroplano che è un miracolo, disse De Bernardi all'ingegner Campini. E quel miracolo volò per la prima volta il 30 novembre 1941 da Milano a Guidonia, pilotato da Mario De Bernardi e con a bordo, intrepido passeggero, l'ingegner Giovanni Pedace, segretario dell'Associazione Pionieri del Mare. «Ero entusiasta», scrisse in seguito De Bernardi. «Le doti dell'aereo erano perfette». Mussolini ordinò che il pilota volasse a bassa quota su Roma per far vedere l'aeroplano alla popolazione e infine gli appuntò personalmente sul petto la medaglia d'oro al valore aeronautico. De Bernardi aveva allora 46 anni. Finita la guerra, riprese a volare. Spesso gli era accanto la figlia Fiorenza, poco più che ventenne, sulla quale egli aveva riversato la propria passione per il volo. Nel 1952 fu eletto consigliere comunale a Roma, carica che gli fu riconfermata anche per un secondo mandato. Per lui la ripresa in questi anni voleva dire l'affermazione dell'aviazione sportiva. Il sogno al quale dedicò ogni sua energia era di mettere il volo alla portata di tutti, grazie all'impiego di piccoli velivoli a basso costo accessibili ad un vasto pubblico. Per far sì che l'amore per il volo raggiungesse questo pubblico, il comandante De Bernardi non si limitò a sognarne il successo, ma fece di tutto per promuoverlo e passò alla realizzazione di un aereo come lui lo pensava. Lo chiamò Aeroscooter e in effetti era l'antesignano di quelli che oggi si definiscono ultraleggeri. Lo costruì in collaborazione con i fratelli Pascale e il gruppo di giovani ingegneri che daranno vita a Napoli alla società Partenavia. Inizialmente era un monoposto, ma poi fu trasformato in biposto. Aveva l'ala a sbalzo realizzata interamente in legno, di forma rettangolare con l'estremità arrotondata. La fusoliera era metallica, il carrello triciclo fisso, l'elica in legno e il motore da 72 cavalli. Ne vennero realizzati due esemplari, prototipi per la produzione di serie. Uno dei due, De Bernardi, lo battezzò I-Fior in omaggio alla figlia e su questo volò spesso per esibizioni dimostrative o nel corso di manifestazioni aeree. Ma il progetto non arrivò a compimento e quello fu l'ultimo grande sogno del comandante De Bernardi, pilota, primatista, inventore, collaudatore, aviatore sportivo. Un uomo che aveva dedicato al volo tutta la vita rimanendo sempre se stesso, anche nei momenti di grande successo e dei trionfi aviatori, cortese, generoso e spontaneo come era sempre stato e con la grande passione del volo, la passione degli artisti, la passione dei sognatori.